Il problema non si risolve perché questa azienda non vuole assumere a sé il rischio d'impresa, perché dobbiamo smetterla di far passare un messaggio legato al fatto che l'azienda paga se paga la Regione Molise. Questi sono lavoratori dipendenti di ATM e deve essere l'azienda che deve pagare i dipendenti, come accadono, come succede in tutte quante le altre aziende che gestiscono il TPL. La Regione Molise paga puntualmente dopo 12 giorni, in nessuna parte d'Italia c'è questa puntualità. Il problema è la responsabilità, è da imputare ad un'impresa che è indifferente ai problemi dei lavoratori. E diventa questo fatto grave non soltanto perché sono 20 anni che questo carosello si dipana ogni mese sotto gli occhi di tutti i molisani, ma perché l'insensibilità si manifesta anche in periodi come quello di dicembre, che è un periodo particolare non solo perché c'è Natale, ma perché ci sono le scadenze di fine mese. Molti lavoratori devono pagare l'IMU, devono pagare i mutui e non hanno soldi per poter far fronte a queste cose dopo aver onestamente lavorato e dato un servizio pubblico essenziale a tutta la popolazione molisana. Noi chiederemo al prefetto di prendere dei provvedimenti al riguardo. Siamo pronti anche ad azioni più incisive, perché oramai è una situazione che non è più sopportabile. In 20 anni cioè, c'è stata una responsabilità anche dei gruppi dirigenti di questa regione che si sono avvicendati, perché penso che un problema del genere debba essere risolto e debba essere risolto in una maniera drastica. Se ATM non ha le risorse per poter anticipare gli stipendi, ATM deve uscire fuori dalla gestione dell'appalto pubblico. Chiederemo questo e faremo di tutto per arrivare a questo obiettivo. La scorsa settimana c'era stato un incontro in Consiglio regionale, le audizioni del lunedì. Che cosa era emerso e su che cosa vi avevano rassicurato se così è stato? Allora, noi abbiamo avuto una grande comprensione sia dei capigruppo ma anche del Presidente del Consiglio. Eravamo andati principalmente per garantire a questi lavoratori il pagamento sostitutivo, perché avevamo avuto sentore che questa cosa sembrava non dovesse essere più garantita. Infatti, con la mensilità di ottobre, abbiamo notato che la Regione non si era mossa per fare gli adempimenti per sostituirsi. Ci è stato garantito invece che verrà mantenuto, che sarà l'impegno di tutti quanti di mantenere, e ci è stato garantito anche di dare una risposta concreta a questo problema, che oramai è diventato un problema insopportabile dal punto di vista etico e morale. La metto anche sulla moralità. Antonio Izzi, in rappresentanza un po' anche degli autisti dell'ATM, continua questa situazione difficile con gli stipendi che ancora non arrivano. Quali sono le spettanze ancora arretrate? La tredicesima, ma come state vivendo questo periodo in generale? Ah, questo periodo lo viviamo, ahimè, come tutti quanti i periodi precedenti, insomma siamo alle solite. C'è la mensilità di novembre, c'è la tredicesima che non arriva, ci sono tutti i fondi che ormai li stiamo avendo, li dobbiamo avere tramite avvocati e decreti ingiuntivi e via discorrendo. Alla luce di tutto questo ci sono tre punti fondamentali: il fatto che noi continuiamo ad espletare il nostro servizio impeccabile, professionale, continuando a trasportare i cittadini molisani e non in queste condizioni, oserei dire quasi lavorativi medievali. C'è la cospicua mole di fondi pubblici che gira intorno a questa storia e c'è la quasi completa latitanza delle istituzioni amministrative e politiche molisane, cioè sarebbe ora di dare una svolta a questa situazione per noi e per tutti i molisani, cioè non è più possibile.